ovviamente una missione impossibile. Piegarvi in mezz'oretta, perché la storia non è quella cosa, ahimè, piuttosto noiosa che rischia di sembrare a scuola, e invece un po' un'altra cosa. Che cos'è la storia vera, quella che poi si scopre dopo, quella che si scopre all'università, quella che si scopre quando si fa questo mestiere, o quella che si scopre banalmente quando si leggono libri di storia perché si è appassionati della cosa nonostante il manuale scolastico? La prendo un po' alla lontana, a rischio di confermare che è una roba noiosa. Voi mi scuserete se, come si fa sempre e come di sicuro avete fatto anche a scuola, parto da Erodoto e Tucidide. Perché in realtà fra questi due ci sono già tutti i dubbi, i problemi, le alternative che noi possiamo avere oggi. I greci, la Grecia classica del V secolo, ha i due primi storici della nostra tradizione, della nostra civiltà, e sono già due che vedono il loro mestiere in modo quasi completamente diverso. Partiamo da Erodoto. Erodoto dice: io racconto la storia perché l'umanità ha compiuto imprese gloriose e io voglio raccontare queste imprese gloriose. La storia è la memoria degli eroi. Noi dobbiamo celebrare gli eroi, dobbiamo celebrare quelli che hanno vinto grandi battaglie, grandi guerre. Questa è la storia. E questa faccenda, da un certo punto di vista, è sempre rimasto uno dei modi possibili di concepire la storia. La storia racconta i grandi uomini, i grandi fatti, le grandi imprese. L'idea che la storia si fa per celebrare i grandi, gloriosi uomini ha poi prodotto nei secoli tutto un tipo di storiografia che pensava di avere lo scopo di creare la gloria, appunto, della dinastia o della nazione. Voglio dire che per secoli, i secoli più vicini a noi, dal Medioevo all'età moderna, gli storici in moltissimi casi erano pagati dal sovrano e lo scopo della storia era di raccontare quant'era glorioso il sovrano, quali grandi imprese aveva compiuto. Cosa contraddistingue la storia italiana più recente? Pensa uno storico italiano dell'Ottocento. La dinastia dei Savoia e la sua gloriosa lotta per unificare l'Italia. Contemporaneamente in Inghilterra uno storico inglese dice: adesso noi racconteremo la gloriosa storia dell'Inghilterra, l'unico paese liberale, parlamentare, che fin dal Medioevo ha distrutto l'assolutismo e noi abbiamo la Magna Carta, il Parlamento. Gli inglesi sono un popolo unico al mondo e noi storici lo dimostriamo. Poi c'è l'altra alternativa, Tucidide. Tucidide scrive la guerra del Peloponneso e credo che l'unica parola che non usa mai sia gloria. Tucidide scrive la storia della più grande guerra che le città greche hanno mai combattuto dicendo: ragazzi, queste cose sarà meglio che ce le ricordiamo, perché quando in futuro dovremo prendere delle decisioni, e Tucidide dice: guardate che se noi ci dimentichiamo le cose che abbiamo visto succedere in questi anni, guai, ce lo dobbiamo ricordare. Studiare la storia vuol dire vedere che stupidaggini abbiamo fatto, vedere gli errori che si fanno, vedere com'è che si fa a vincere le guerre e com'è che si fa a perderle, capire come sono i meccanismi decisionali che portano poi ai disastri. E questo modo di ragionare è l'altro modo. La storia si studia non per celebrare, per lodare, ma per capire come funzionano le cose. E questo è in realtà il modo vero, secondo me.